speciale che facciamo. Allora, rifacciamo un'intervista per Mediaset Communication, diciamo alla signora. Allora, l'esperienza di questo film. Di questo evento, film, se non sbaglio siete gli attori grazie, protagonisti del regista. Contestino, prego. Sì. Facciamo un informale, due parole, sì, io già l'ho registrato prima. Vai, le foto. La storia è iniziata da lui. Lo so, lei ha seguito, io lo seguo. Dei centri dove veramente siamo arrivati a una terapia che non siamo diversamente. Allora, diciamo, è partita come cinema terapia, la terapia attraverso il cinema, ed è diventata negli anni una realtà cinematografica. Che il mio obiettivo, come già ho detto prima in conferenza, è quello di abbattere il muro della diversità al cinema. Ma io per la mia esperienza del sociale non esiste nessun muro, è la mentalità di alcune persone. Difatti io sono amico di tutti quanti, anche a Roma, con i ragazzi speciali, io ragazzi, persone speciali, che effettivamente siete degli artisti nati. E la loro spontaneità che li porta a successo. Forse siamo noi che dobbiamo imparare molte cose. Il problema è convincere il pubblico ad andare a vedere un film. Sono dei poveri di spirito, quello che certe cose non le capiscono. Devo aggiungere, noi siamo di esempio e ci invitano anche. Io quando uno dice diversamente abile, handicappato, io dico che è sbagliato dire questo. Però grazie a lui, Gianni, e grazie a questa grande volontà di crederci, perché noi crediamo nella vita e la vita è un dono prezioso e noi siamo dei normali, noi non siamo noi. Ma io vorrei sapere, qual è questo cretino che dici che... Ma io ho assistito a qualche convegno, partecipo, sì. La normalità che cos'è? La normalità, io sono normale, tu sei normale, ognuno ha la sua diversità e la sua specialità. La normalità è solamente non mi ritengo sul vocabolario. Esattamente, io l'altra sera ho assistito, ho fatto la ripresa anche da intervista a un bambino di 11 anni, Pietro Grifoni. Lui ha la patologia, quella che non muore, distrofia muscolare. Dice la persona non deve essere valutata dai movimenti. Tieni qua, casa. Stavi abbassato. È lui che attenta. Non deve. Dato che è certo. Le persone praticamente devono mettere in atto né la stessa spesa, ma deve dare agli altri la testa per lui. Ma possiamo dare noi singolarmente, dando, come ho detto prima, un esempio certo. Di vita, che è difficile, l'imitazione. Fortunatamente abbiamo trovato dei validi produttori che hanno creduto al nostro progetto, quindi l'ingegnere Emanuele Di Dio, che è venuto dalla Puglia per accompagnare il nostro progetto, ed è pronto ora. Serata, faccio da Paolo Rossi, con chi è Paolo Fini. Io sto girando tutto l'Italia con un grandissimo successo, che praticamente lui ha utilizzato le esperienze, la bravura e la grazia della patologia. Io li ho conosciuti e li ho intervistati nelle cose del cinema dell'anno scorso, diciamo, di Sorrento. Io dico che è una versione straordinaria, una versione speciale. È stato un nostro piacere. Perché ogni persona la nasce certo molto. L'interessante è credersi e insieme ci si va. La legge del cuore. Molto bene. Ok. Mia moglie, abbiamo 17 pagine, abbiamo una minuta che si chiama Mediaset Communication, si trova sul nostro social, diretto portale, ci interessiamo a documentare gli eventi della nostra band. Queste sono delle cose. Anche la campagna, e con questo anche l'isola, hanno delle speciali. Vieni a fare la foto.